Ragazzi, premessa prima di iniziare il video, non vi ho detto che ho aumentato un po' di qualità di OBS, un po' di bitrate, cosine così, per far scorrere un po' meglio il video e per adattare il processore che ho della Madonna, l'i7. Il mio PC appunto è alla registrazione dei videogiochi, quindi ho aumentato la qualità e inoltre ho aumentato anche la fluidità, che prima non era proprio fluidissimo. Comunque vi lascio al video e buona visione. E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Waka Island. Allora, sono andato leggermente avanti dallo scorso episodio. Non mi ricordo a che episodio ci eravamo fermati perché è tantissimo che non registro questa serie per mancanza di tempo. Scusatemi, cercherò di portarla più spesso, ma non è che io abbia tanto tempo per registrare queste mappe, poiché è sul momento che decidi dove andare in delle mappe del genere. Invece nelle CTM devi proseguire passo passo con l'ordine delle lane. Allora, ragazzi, che dire? Sono andato avanti e ho raccolto tante ossa, troppe ossa, e che andremo a spendere. Facciamo così, se non si bugga il bombinial. Ok ragazzi, ho deciso che farò crescere tutte le barbabietole, cioè solo barbabietole, diciamo così. Inoltre ragazzi, poi vi farò vedere cosa ho fatto. Sì. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto. A parte il raccolto di roba che continua, potrei mangiare 6 di queste. Risparmio, risparmio una ciotoletta. Ok. E nello scorso episodio eravamo rimasti che non riuscivo a trovare questo Wakan Artifact coso. Ho scavato un po' a caso e non c'era niente se non uno spawner di scheletri che ho abbattuto. E prima ho un po' farmato delle ossa, come potete aver visto, e poi l'ho distrutto perché sennò mi dava troppa noia. Poi cosa ho fatto? Ho detto: ma proviamo a levarci tutto l'inventario, a cadere sotto e vedere cosa c'è. Avevo visto che c'era un qualcosa di illuminato sotto e quindi ho detto: proviamo a scavare in questa direzione. Ho scavato in questa direzione, mi sono incrociato con l'altro tunnel. Qui ho proseguito, ho trovato della redstone, ho trovato anche altre cose e vedete che qui era il punto luminoso che avevo visto con dei blocchi diversi. Ho detto proviamo a scavare fino a qui e tac, vedo un'entrata e Wakan Artifact. All'interno di questa chest vi farò vedere subito cosa c'era non appena sarò ritornato a casa perché ho messo tutte le cose lì. Tra l'altro lì c'è uno smeraldo che prima o poi andremo a prendere. E quindi è stata una buona cosa aver trovato questo Wakan Artifact, perché se no potevo perderci veramente gli episodi. Allora, torniamo grazie alla nostra bella scala a casa e vi faccio vedere che cosa c'era in quella cesta del Wakan Artifact. C'era questa roba qui, questi 5 oggetti, 7 Nether Wart, 4 Soul Sand e 3 Wither Skeleton Skull per far spawnare il Wither in futuro, credo. E la Soul Sand è la cosa per farmare, penso. E poi c'è il Wakan Artifact, che è una semplice Nether Star, e 4 smeraldi. La Nether Star andiamo subito, cioè il Wakan Artifact andiamo subito a metterlo nel posto delle challenge. E attenzione, attenzione. Challenge 12 complete. Ci mette un po' a completare le ultime challenge, forse perché deve scorrere tutto. Allora, vediamo un po' la prossima isola a questo punto. Vediamo un po' la prossima isola, che
non farò quella lì, ma avevo intenzione di fare, vediamo un po' dove è che posso andare. La più vicina è questa qua su, e direi di andare a questa qua su. Avevo preparato già degli slab con la cobblestone che mi era avanzata, e quindi facciamo una scala. Sono subito degli scheletri, io ne approfitterei per fare un ponte qui. Proviamo a scavare. Sento già un monte di scheletri. Vediamo se vengono qui i mob. Innanzitutto ne approfitto per ricraftarmi un po' di torce. Ok, usciamo. E via, veloce, veloce, veloce. Aiuto. Aiuto. Ringrazio il mob briefing. Aia. Bene. No! Dov'era? L'avete visto e non c'era? Cioè era dietro l'albero. Quest'isola è veramente impossibile. Ok, sono entrato in casa. Oh. C'è una Lingering Potion of Regeneration, dei funghi, della Blaze Powder. Questa è buona per gli incantesimi, quanti secondi di corpo. Come fa il veleno a durare così tanto? Non spieghi. Ah, il calderone me l'ho fotto. E anche la cesta a questo punto, dai. Ma che ca... Va bene. Intanto guardiamo cos'è che devo fare nella... Swamp Island, penso sia. Sì, penso sia la Swamp Island. Cosa? Make 64 red e brown mushrooms. E come fai, scusa? Oh, devo mettermi lì a FK, tutto bellino, a farmare, ma dai. Farmare i funghi a farmare. Allora, mi impegnerò per farmare FH quegli stack di funghi, creerò una stanza dove al buio completamente li farmerò e vediamo se poi si riproducono, tipo farei una cosa del genere. Adesso fermi, fatemi pigliare. Questa innanzitutto la cobblestone.
E farei una zona tipo qui, completamente al buio. E mettiamo una torcia più qua. Facciamo una cosa del genere. Gli angoli li togliamo, tanto non ci interessano. La facciamo alta 3. E poi facciamo ovviamente modo, la luce non ci dovrebbe essere per niente. Testiamo, e infatti poi ci mettiamo tipo qualche blocco. Ora non vedo niente, tipo così. E no, questo lo togliamo. Scusate se non vedete niente, ma sto piazzando dei blocchi un po' così. Ok, adesso possiamo uscire. Prendiamo i funghi e li andiamo a piazzare, perché si possono piazzare anche sulla cobblestone, se non sbaglio. Sempre se non sbaglio, ragazzi. Vediamo. Esatto, si possono piazzare anche qui. Facciamo così, così crescono da tutte le parti. Li farmerò, ragazzi, e poi mi ci vorranno diversi giorni per farmarli, quindi non lo so quando uscirà un nuovo episodio. Però a questo punto direi che possiamo aspettare così FK. In teoria non so in quanto cresce un fungo. Vado a cercare su internet e poi ve lo dico subito. E poi ci salutiamo. Ok, ragazzi, ho trovato un nuovo metodo per farmare funghi. Ho abbattuto completamente questa cosa di cobblestone perché era completamente inutile, ragazzi. E vi spiego cosa dovete fare. Adesso provo con i funghi rossi perché l'ho fatto e me li ha effettivamente moltiplicati. Andiamo a costruire un quadrato così. Con il buco al centro, alto 2, di terra o di qualsiasi altro materiale dove ci può crescere un fungo. Poi mettiamo un tetto, piantiamo il fungo per terra, leviamo il soffitto e lo strato di sopra. Vedete che il fungo rimane anche se non è al buio, questa è una cosa buona. E con il bon meal, stando su questo blocco, cresce. C'è. E questo ti dà i funghi. Ovviamente va un po' a culo, quindi a volte non te li dà. Tipo adesso non me li sta dando manco per il cazzo. Non so con quello marrone come funziona. Oh, non mi sta dando niente. Zio. Ah, ecco, mi sta andando un po', dai. Cioè, in pratica devi solo avere culo. Ok, mi ne ha dati due, buono. Uno. Ok. Avevamo 7-8 funghi, ne ho 14, quindi la media è dai 5 ai 7 funghi per fungo gigante. Proviamo adesso con quello marrone, ragazzi. Quindi facciamo una cosa. Questo coso lo leviamo, tanto non serve a niente. Mettiamo il blocco, mettiamo il fungo. Leviamo questi e questi qua.
4. E boom, allora. Oh, al primo. Lol. Vediamo questo quanti funghi mi darà. Me ne ha già dato uno, quindi eventualmente lo posso rifare dal gambo. 18-20. Maiala. Cioè, con questo metodo di farming, ragazzi, prossimo episodio vedrete la challenge già completata. Cioè 20 funghi. Ragazzi, questo metodo è troppo bello. Ma comunque io vi dico che per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo episodio della Waka Island. Se vi è piaciuto il metodo per farmare funghi, lasciate un mi piace doppio, proprio fatevi un altro account, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace con quell'altro account. No, sto scherzando ragazzi, ovviamente. Lasciate un mi piace, un commento, condividete e iscrivetevi, e noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!